Vittoria sul filo di lana al centro commerciale Centro d'Abruzzo di San Buceto nella gara gastronomica Dolcezze d'Abruzzo per la Pigna di Natale di Pina di Marzio sul Bocconotto di Castelfrentano di Maria Angelucci. Il perché lo chiediamo a Franca Minucci, attrice e regista teatrale presente in giuria. Com'è andata? Due manufatti assolutamente buoni, ottimi, soltanto che in questo caso ha vinto più la costruzione artistica, perché la Pigna era fatta di tutte le sue parti di cioccolato, poi dentro c'era un insieme tra cioccolato, diciamo una pasta frolla, e quindi aveva una costruzione molto interessante. Abbiamo premiato in questo caso la creatività. L'altro era un dolce classico che noi conosciamo, insomma, è il bocconotto di origini, diciamo, abruzzesi, assolutamente abruzzesi, Castelfrentano. Di Castelfrentano, che era fatto, diciamo, con tutte le regole. Ecco, abbiamo voluto però premiare in questo caso la creatività e anche la bontà, ovviamente. Una gara che ha richiamato tanta attenzione al seguito per un settore, quello dolciario, su cui scommettere maggiormente, perché l'Abruzzo non ha grandi tradizioni, però si fa davvero apprezzare anche in questo settore, in questo campo. No, l'Abruzzo ha grandi tradizioni di dolci fatti in casa, dolci apparentemente poveri ma molto buoni, molto legati al territorio, ai nostri prodotti. L'Abruzzo è una terra assolutamente di dolcezze, quindi può sicuramente recuperare questa dimensione e questo reparto diciamo della nostra cultura e anche della nostra economia. 10 elaborati per il trofeo Sapori Veri, ma alla fin fine cosa ha fatto la differenza? Ma pochissime cose, delle sfumature, insomma, dei sapori, delle così, forse anche un po' di nostalgia di alcuni ricordi e di alcuni sapori un po' più antichi, insomma. È stata una bella gara. Preparare un dolce è sempre qualcosa di difficile, che se ne dica, preparare un dolce è molto diverso da preparare un primo e un secondo piatto, ma quali sono le difficoltà effettive, pratiche? Sono quelle delle dosi, perché bisogna essere molto precisi, ma le nostre diciamo casalinghe lo sono bravissime, sono diventate le grandi professioniste, quindi viva i dolci, viva l'Abruzzo e le sue dolcezze.